Italia, domani alla prova più dura, la scalata dello Zoncolan, ore di attesa sulla salita con le strade occupate dai camper, i 1000 fortunati che assisteranno agli ultimi 3 chilometri sono già posizionati, rischio concreto di pioggia, Bernal chiamato all'impresa. Il quadro è in deciso miglioramento, ha confermato poco fa Brusaferro. Tutte le regioni presentano rischio basso, mentre il Friuli Venezia Giulia pregusta il bianco che arriverà dal 1° giugno. Il commissario per l'emergenza scrive a Fedriga no a iniziative autonome delle regioni sui vaccini. Dopo tanti mesi chiusi in casa c'è tanta voglia di partire, ma le incertezze non mancano. La tendenza è quella di prenotare nelle spiagge italiane. In regione boom degli appartamenti affittati per la stagione, piacciono alberghi più contenuti nella capienza. Incontra la ex, litigano, la situazione degenera, lui le ruba la borsa, nasce una colluttazione, i carabinieri chiamati dagli altri clienti lo inseguono e lo arrestano. Protagonista un 39enne marocchino di Pasean di Prato, per la donna prognosi di 7 giorni. Questo pomeriggio nell'auditorium della Dacia Arena per gli 80 anni che il numero 1 dell'Udinese compirà martedì. Presenti anche il DG Collavino e il responsabile dell'area tecnica Marino. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale che apriamo con il Giro d'Italia. Giro d'Italia che domani arriva in regione con la 14ª tappa che partirà da Cittadella e arriverà sul Monte Zoncolan. Ovviamente c'è già grandissima attesa, tutto pronto ad accogliere domani la carovana rosa. Il meteo non è dei migliori, nemmeno le previsioni, ma facciamo il punto con Davide Zanirato che si trova lì pronto a raccontarci l'atmosfera. Buonasera David. Buona serata Giorgia, ci troviamo alle pendici dello Zoncolan, tutto è pronto per la grande tappa di domani, la 14ª tappa del Giro d'Italia che partirà alle 11.30 da Cittadella in Veneto, entrerà in Friuli Venezia Giulia da Caneva di Sacile attorno alle 13:15 e poi scalerà il Monte Rest per entrare in Carnia attraverso i comuni di Socchieve, Nemonzo, Villa Santina, Caneva di Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme, poi Sutrio e dunque la scalata al Mostro. Una tappa che si preannuncia avvincente anche alla luce dei risultati di oggi, con la vittoria a Verona di Nizzolo e la maglia rosa di Egan Bernal che rimane tale. Un Bernal che domani dovrà faticare parecchio per continuare a sognare il titolo finale di questo Giro d'Italia. Nel frattempo fervono i preparativi, c'è già, davvero già tantissima gente, sono saliti molti in camper, si sono accaparrati le piazzole lungo la strada che da Sutrio conduce qui al punto base del rifugio Enzo Moro, gente che arriva da ogni parte d'Italia e poi ci sono i 1000 fortunati che si sono guadagnati nel click day i pass per vedere e assistere agli ultimi 3 chilometri decisivi di questa tappa. Noi siamo andati nel pomeriggio a sondare un po' gli umori, a raccogliere le voci, le attese, i preparativi di questo giorno, del giorno dello Zoncolan che domani appunto porterà il Friuli Venezia Giulia alla ribalta internazionale. Allora ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea allo studio, ricordandovi che in serata alle 19.30 a Tolmezzo ci sarà una cerimonia di gala che vedrà la presenza di Gibo Simoni, colui che vinse il primo Zoncolan nel 2003 in quella tappa rimasta nella memoria e negli occhi di moltissimi perché fu una delle ultime scalate di Marco Pantani. Allora spazio alle voci e poi linea allo studio. Da residenti nello Zoncolan con gli stavoli, vi sentite un po' dei privilegiati per domani? Beh, sicuramente, tra l'altro in questa posizione passa il giro, lo vediamo perfettamente, poi comodamente ci accomodiamo, lo guardiamo in TV l'arrivo. Ci sono stati delle limitazioni per la presenza del pubblico, ma lo spettacolo non mancherà di certo. Beh, sicuramente, lo Zoncolan è uno spettacolo sempre. Dalla gente che avete visto da stamattina arrivare, chi si è posizionato anche con i camper, arrivano un po' da tutta Italia come al solito. Sì, sì, sì. Anche noi abbiamo gente dal Veneto che arriva qua stasera. Chi vince? Non lo so. Lo Zoncolan. Sempre. Laura Baita al Pignau, qui sullo Zoncolan, è tutto pronto per domani? Tutto pronto, sarà il sole, splenderà, si spera, comunque anche se non splende il sole sicuramente lo Zoncolan lascia sempre il suo segno. Sarà sicuramente una tra le più belle tappe, mi auguro, e sono anche convinta dell'intero Giro d'Italia.
questa bellissima salita che non la vedevamo dal 2003, finalmente saliamo e da qui in poi sarà tutto uno spettacolo sicuro. Gli ultimi chilometri, gli ultimi 4 chilometri per me sono quelli forse decisivi per tutto il gruppo. Poca gente perché ci sono le misure di contingentamento, ma dalle macchine, dai camper che abbiamo visto salendo da Sutrio, c'è tanta voglia di giro. Sì, beh, senz'altro il giro lascia, il giro gira veramente l'Italia. È un periodo difficile, è un anno difficile dove non si è sciato e sicuramente dovremmo ricordarlo come un grande giro, ma sicuramente come un giro un po' più particolare di quello che saranno i prossimi giri futuri. Da Cuneliano, Susegana. Solo per il giro? Sì. Quando siete partiti? Questa mattina. E domani chi vince? Simon Yates. Yates, sì. Questo è il pronostico. Sì. Sono tanti veneti che sono saliti proprio per la tappa di domani, ne avete incontrati? Questa sera arriva su miei parenti, mia figlia anche. Cosa poi pensate di queste misure di contingentamento che hanno limitato un po' i posti a disposizione? D'altronde è così, non si può fare altro. Cosa facciamo? L'importante è di poter venire almeno. Lei lo Zoncolan l'ha scalato il giorno prima, com'è andata? È durissima, ma veramente dura, però è una soddisfazione. Dai. Da dove arriva? Da Brescia. Venuto apposta per il Giro d'Italia? Per il Giro d'Italia. Si è già trovato il posto per la salita di domani per godersi gli ultimi chilometri? No, purtroppo no, vedremo domani dove riuscire a mettersi. Una previsione, chi potrà vincere? Dicono tutti Bernal, dico anch'io Bernal. Siete pronti per fare il mostro? Abbiamo già fatto. Siamo prontissimi. Già fatti? Non tornate su? Com'è andata? Si è fatta, dai. Pensavamo peggio. Esatto, dice un'ora e dieci. Da dove arrivate? Sutrio. Reggio Emilia. Siete venuti solo per il giro? Solo per il giro, ovvio. Sì. Chi vince domani? La gran Bernal. Bernal. Però speriamo in un miracolo di Caruso, di Caruso. Qualcuno. Ci speriamo in un'azione a sorpresa in italiano, dai. Un giro a ranghi ridotti e anche la salita solo per pochi fortunati. Voi dove avete trovato il posto? Allora, noi siamo a Entrampo. Entrampo. E salirete domani in bici? Ah, ci piacerebbe, però crediamo a piedi. L'abbiamo già fatto oggi in bici. Basta. Basta. Grazie a Davide Zanirato, saremo lì anche domani per raccontarvi la giornata dello Zoncolan. Ora dal rosa del Giro d'Italia cambiamo colore e passiamo al giallo, che sarà il colore di tutta Italia a partire da lunedì. Si vede l'effetto dei vaccini, ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, e quindi il quadro è in notevole miglioramento. Ma il generale Figliuolo bacchetta le regioni e dice: basta annunci non coordinati sui vaccini. Facciamo il punto con Angela Caino. L'RT nazionale scende sotto l'1, siamo allo 0,78 rispetto allo 0,86 della scorsa settimana e l'Italia tutta vira verso il giallo da lunedì, con alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, con numeri da zona bianca. L'RT in regione è a 0,66, con un'incidenza di 29,4 casi ogni 100.000 abitanti. A livello nazionale si sale a 66 rispetto ai 96 della scorsa settimana e questo rende possibile la ripresa del tracciamento dei casi e dei contatti. Questa settimana nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Siamo al 19% in entrambe le realtà. In Friuli Venezia Giulia ad oggi ci sono 12 pazienti Covid in terapia intensiva, 55 negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, mentre i nuovi casi sono 38 su un totale di 6.758 tamponi, con un indice di positività dello 0,56%. In calo anche le persone in isolamento, siamo a 5.260. Il quadro è in deciso miglioramento in tutto il paese, ha commentato Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. Si abbassa l'età media delle infezioni a 40 anni e anche l'età media dei ricoveri cala a 60. L'incidenza dei casi diminuisce in tutte le fasce d'età, anche tra i più giovani. Un miglioramento dovuto alle vaccinazioni, alle misure prese, al rispetto delle regole da parte della popolazione, ha aggiunto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. E questo rende possibile la ripresa delle attività in sicurezza. Sono dati
dati che dobbiamo leggere con un certo ottimismo. Sul fronte dei vaccini però arriva intanto la strigliata del generale Figliuolo, che in una lettera a Massimiliano Fedriga, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, dice basta annunci non coordinati sulla campagna di vaccinazione, il rischio è confondere l'opinione pubblica e minare la fiducia delle regioni. In sostanza no aperture indiscriminate a vaccinazioni a nuove categorie, soggetti fragili, over 60 e persone con comorbità rimangono una priorità, un focus che negli ultimi giorni, ha detto Figliuolo, è stato un po' perso di vista. In Friuli Venezia Giulia oggi sono state consegnate oltre 35.000 nuove dosi di vaccino e l'azienda sanitaria Friuli Centrale fa sapere che in concomitanza con l'apertura delle agende per la fascia d'età 40-49 sono state programmate sedute vaccinali importanti nella Bassa Friulana e nel Medio Friuli. Da lunedì a venerdì prossimo 1.000 vaccini al giorno alla Tisana, dal 1 al 6 giugno altri 1.000 vaccinazioni quotidiane al Palazzetto dello Sport di Manzano. Vediamo anche i numeri a livello nazionale, con 5.218 positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 218 le vittime in un giorno, numero che ha un pochino spaventato. Poi però il Ministero della Salute ha chiarito che in questo numero di decessi sono riportati 85 casi che la Regione Campania ha segnalato oggi, ma che fanno riferimento alle scorse settimane. Il tasso di positività è dell'1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Le buone notizie riguardano i reparti Covid degli ospedali, che tornano sotto quota 10.000 per la prima volta dal 22 ottobre. Sono 9.925 i pazienti ricoverati appunto nei reparti ordinari degli ospedali. In terapia intensiva invece ci sono 1.469 persone, in calo di 75 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. I numeri che migliorano, andiamo a vedere anche quelli relativi alle vaccinazioni, con 29.655.000 dosi somministrate e con le persone vaccinate che superano abbondantemente i 9,5 milioni della popolazione, il 16,25% degli italiani. Andiamo a vedere anche il dettaglio della Friuli Venezia Giulia, anche qui abbiamo superato le 600.000 dosi somministrate sulle 686.905 consegnate. Dicevamo, numeri in miglioramento in tutta Italia, la bella stagione che arriva, la campagna vaccinale che raggiunge sempre più persone. Si respira aria di libertà e anche un pochino più di sicurezza, e quindi viene la voglia di partire per le vacanze dopo mesi ovviamente chiusi in casa. E allora andiamo a sentire chi si rivolge alle agenzie, che cosa chiede, quali sono i dubbi e quali sono le destinazioni preferite. Il fatto della diffusione del vaccino e della situazione italiana che sta andando verso il meglio sta spingendo bene le prenotazioni per quest'estate. Le prenotazioni finora riguardano più l'Italia o anche l'estero? Per la maggior parte Italia, con una buona rispondenza comunque anche sulle isole spagnole e isole greche. In Italia le località più richieste? Tendenzialmente Puglia e Sardegna sono sempre le più vendute, diciamo, per quanto riguarda le vacanze mare. Per quanto riguarda le strutture, si tende a scegliere magari un po' più degli hotel un po' più raccolti rispetto al grande villaggio. I viaggi in pullman hanno ripreso con dei numeri ridotti, ovviamente da 18 a massimo 30-35 persone per pullman, e le crociere stanno riprendendo bene soprattutto per questa formula di tampone al check-in e tampone a metà crociera offerto dalla compagnia. Si sta molto parlando delle misure anche stabilite a livello internazionale per agevolare i viaggi in Europa, di questo Green Pass che si è detto entrerà in vigore col 1 luglio. Prima di quella data, per viaggiare all'estero, e poi le chiedo anche per viaggiare in Italia tra una regione e l'altra, ci sono ancora diversi aspetti da chiarire? Diciamo che le informazioni sono sempre valide a ieri, perché appunto dobbiamo sempre controllare 1.000 siti, 1.000 cose, le singole regioni hanno delle disposizioni, chi vuole una registrazione, chi un tampone molecolare, chi il tampone rapido, chi lo fa all'arrivo, chi lo vuole prima della partenza, va ogni volta di volta in volta verificato.
Guardando fuori dall'Europa, per esempio i viaggi negli Stati Uniti? Per gli Stati Uniti è ancora tutto bloccato, soprattutto dovuto al fatto che mentre noi abbiamo detto, il nostro governo ha detto potete andare negli Stati Uniti ancora c'è un blocco che esclude solo viaggi di lavoro ed eventuali ricongiungimenti familiari. Soprattutto il blocco per gli Stati Uniti è dovuto dal fatto che con la sospensione dell'ESTA, che è l'autorizzazione elettronica online, bisogna recarsi di persona nella più vicina ambasciata, che per noi è Firenze, sostenere un colloquio e poi attendere l'esito del visto. Per cui diciamo che crediamo che ancora per tutta quest'estate per gli Stati Uniti non se ne parli. E poco fa al Global Health Summit Draghi ha detto che l'Italia avrà il pass prima di quello dell'Europa, quindi arriverà a breve il pass per gli italiani. Andiamo intanto a sentire le voci di chi sta pianificando o ha già pianificato le proprie vacanze. Quest'estate lei pensa di restare in Italia, di andare all'estero? Ma spero di andare all'estero sicuramente, perché mi manca prendere l'aereo e viaggiare. Però non lo so, vedremo. Sto ancora valutando. Sto ancora valutando. Al momento le informazioni rispetto alle misure da rispettare al Green Pass di cui si sta tanto parlando le sembrano abbastanza chiare oppure no? Sì, mi sembra abbastanza chiaro che una volta vaccinati possiamo appunto mostrare questo pass per poter viaggiare. Io sicuramente resto in Italia, farò vacanze e resterò in Italia. Questo anche a causa della situazione coronavirus oppure no? Ma questo per comodità, per una serie di cose, quindi mi sembra tutto molto più semplice. Rispetto anche all'informazione sulle misure necessarie per poter andare all'estero o circolare tra regioni, le sembra tutto abbastanza chiaro o vede confusione in merito? No, rispetto alle regioni no, forse è più complicato con i paesi esteri anche confinanti, così, cioè non è... Stamattina solo ho sentito che c'è chiarezza dal 1 luglio sul passaporto vaccinale, quindi magari adesso le cose si... cioè diventeranno più chiare. Sto pensando di andare all'estero, in Grecia oppure anche in America, però sto ancora vedendo. Come si sta regolando? Pensa di organizzare autonomamente il viaggio o di chiedere supporto a qualche agenzia? Di farlo autonomamente, se è possibile, sì. Mi sembrano chiare al momento le informazioni rispetto alle misure da rispettare, anche a questo Green Pass di cui si sta tanto parlando? Non molto chiare, sinceramente, neanche con i vaccini, perché per i giovani non sono ancora disponibile, spero che lo siano presto. Vignano Sabidoro, quindi facciamo la stagione sempre là, non è che il Covid ci abbia condizionato in questo senso. Abbiamo visto anche in spiaggia a Lignano gli ombrelloni, sembra siano distanziati, parla di 16 metri quadrati, quindi ci sembra che sono più distanziati rispetto agli anni passati, quindi mi pare che le premesse siano buone, poi dipende sempre dalla gente che deve sempre rimanere in guardia. E questo tipo di situazione favorisce le affittanze turistiche in regione. Molti infatti preferiscono scegliere la tranquillità di una casa e lo fanno per l'intera stagione. Ne abbiamo parlato col presidente regionale degli immobiliaristi. Il turismo riparte grazie alle vaccinazioni e grazie anche alle decisioni del governo. Un 2021 che si pone in che maniera rispetto al 2020? Beh, iniziamo innanzitutto a disegnare quella che è la fotografia del 2020. Un 2020 che ha visto una stagione turistica con delle perdite molto importanti. Voglio ricordare due dati che rappresentano la situazione e mi riferisco a quelle che sono le tasse di soggiorno che su Trieste hanno fatto segnare nel 2020 il meno 53%. Devo dire anche su Lignano una perdita, ma direi fisiologica, del meno 28%. Ed eravamo nel 2020 in un periodo ancora in cui tutti quanti stavamo cercando di capire cos'era questa epidemia e questa emergenza sanitaria e non si parlava ancora di vaccini. La stagione 2021 invece, devo dire, inizierà sicuramente sotto una stella nuova, una stella di speranza che si chiama vaccino. E questo sta spingendo una stagione, e qui alcuni dati ve li posso dare, chiaramente dati che riguardano le seconde case turistiche, non certo le strutture alberghiere, che hanno dei dati sicuramente diversi. Devo dire che questa emergenza sanitaria ci ha fatto riscoprire quello che è un distanziamento anche urbanistico, nelle scelte anche e soprattutto della stagione turistica. Devo dire, ascoltando gli operatori di Lignano, di Grado, anche della montagna, le seconde case per quanto riguarda luglio e agosto, devo dire, sono già tutte prenotate.
ma la cosa che ci fa un attimino ragionare è sul fatto anche delle modalità dei cambiamenti in cui molti regionali si stanno abituando, e cioè la locazione stagionale, non più settimanale. E quindi questo sta facendo sì che, al di là del mese di maggio, che possiamo dire non possiamo parlare di mercato turistico, giugno che si appresta ad entrare sarà un giugno molto tiepido, ma luglio-agosto saranno chiaramente mesi in cui il mercato andrà molto ma molto bene. Quindi la stagione sarà una stagione molto interessante, si recupereranno le perdite e quindi ci riporteremo ai dati del 2019. Ecco, l'unica questione vera è che sarà una stagione molto corta. Ecco, questi sono i dati che la Federazione in questo momento è in grado di comunicare. Facciamo ora il riassunto dei principali fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news. Un uomo di 39 anni, cittadino marocchino residente a Pasean di Prato, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali ai danni della sua ex, una donna di 26 anni, originaria dei paesi dell'est. La coppia si è incontrata in un bar di Udine intorno alle 19. Ne è nato un litigio, degenerato ben presto in un'aggressione. L'uomo ha sottratto la borsa alla ragazza, che ha cercato di riprendersela. Ne è nata una colluttazione in cui la donna è rimasta ferita all'occhio dell'orecchio. Chiamati dai clienti, i carabinieri hanno inseguito e bloccato l'aggressore in fuga. È stato arrestato e portato in carcere a Gorizia in attesa dell'udienza di convalida. Prognosi di 7 giorni per la ragazza medicata in pronto soccorso. Puntualmente alle 11 del mattino andava in Slovenia per acquistare eroina, che poi spacciava a casa sua in via Duca d'Aosta. La polizia ha arrestato un giovane goriziano. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato un etto di eroina nascosta in parte nel forno della cucina e in parte in una scatola di giochi nella scarpiera. 2 pezzi solidi ancora da frantumare, 11 palline da mezzo grammo ciascuna e 33 da un grammo, pronte per essere vendute agli acquirenti. Alcuni, già noti alle forze dell'ordine come tossicodipendenti, sono stati fermati con lo stupefacente e identificati nei pressi dell'abitazione. Ha violato 6 volte negli ultimi 3 anni l'ordinanza sindacale che impone la chiusura alle 20:30 se all'interno del negozio ci sono bevande alcoliche. Il questore ha così sospeso per 12 giorni un'attività gestita da un cittadino bengalese a Monfalcone. Obiettivo: contrastare atti di inciviltà urbana nella zona di via Sant'Ambrogio legati al consumo di alcolici venduti a basso costo, come emerso dai controlli effettuati dalla polizia locale. 2 cittadini croati di 35 e 38 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Tarvisio per furto aggravato in concorso in un supermercato di Camporosso. Usciti dal negozio dopo aver asportato della merce senza passare dai varchi antitaccheggio delle casse, sono fuggiti a bordo di un'auto. Inseguiti dai carabinieri, sono stati fermati in una strada senza uscita. L'area furtiva, tra cui numerose bottiglie di costosi alcolici, è stata restituita al punto vendita. Per i due è scattata invece la denuncia. I vigili del fuoco di Opicina sono intervenuti alle 11:40 sulla strada provinciale all'altezza di Campo Sacro in direzione Santa Croce per l'incendio di un autocarro. L'autista e il passeggero hanno visto del fumo uscire dal vano motore, si sono fermati e sono subito scesi dal mezzo, che ha iniziato a prendere fuoco. Ancora da chiarire le cause delle fiamme. Pordenone si candida a diventare capitale italiana del libro 2022. Vediamo. Pordenone si candida a diventare capitale italiana del libro 2022. L'amministrazione comunale, infatti, parteciperà al bando ministeriale che assegna il vincitore tale titolo, accompagnato da un finanziamento di 500.000 euro. A concorrere possono essere solo i comuni. E Pordenone, avendo ricevuto da Roma il riconoscimento di città che legge per il biennio 2021-2022, può partecipare appunto ai bandi che promuovono la lettura. Per gareggiare bisogna redigere un articolato dossier di candidatura con il progetto culturale, l'indicazione dei soggetti incaricati dell'attuazione e un'analisi di sostenibilità economico-finanziaria. Il tutto da inviare entro l'11 luglio 2021. La strutturazione del dossier verrà coordinata dalla Fondazione Pordenone Legge, in collaborazione con il Comune, la Biblioteca, associazioni e agenzie specializzate. Per il sindaco Alessandro Ciriani si tratta di un'opportunità da sfruttare, perché se si vince le risorse finanziarie sarebbero cospicue. Pordenone, sottolinea il primo cittadino, è una città ambiziosa,
con una vivacità culturale che tanti ci invidiano e con una rassegna come Pordenone Legge, che attrae ogni anno migliaia di visitatori. Da qui prosegue, si può partire per fare della cultura stessa un motore di sviluppo. E siamo allo sport. È stato emozionante il momento che si è vissuto oggi nell'auditorium della Dacia Arena, un momento conviviale, un momento di incontro tra Giampaolo Pozzo e la squadra bianconera, calciatori, staff tecnico, c'era anche il direttore generale Collavino e responsabile dell'area tecnica Marino. Hanno donato al Paron una targa celebrativa in vista del suo 80° compleanno. Tra Giampaolo Pozzo e la sua squadra il legame è da sempre molto forte e un'ulteriore dimostrazione la si è avuta prima dell'allenamento di oggi pomeriggio, quando calciatori, staff e dirigenza hanno voluto omaggiarlo in un momento di convivialità a 4 giorni dal suo 80° compleanno. Per l'occasione bianconeri hanno donato al Parone una targa celebrativa, un trono simbolico rivestito dalla maglia dell'Udinese di questa stagione, a suggello di un traguardo importante da parte di colui che, guidando instancabilmente l'Udinese da ben 35 anni, è il proprietario più longevo di un club di Serie A. Emozioni che ora il gruppo di Mister Gotti proverà a tradurre in energia positiva da mettere sul campo nell'ultima gara stagionale domenica contro l'Inter. Un impegno che la squadra dovrà affrontare senza Bram Neuting, oltre agli altri infortunati e lungodegenti che già si sapeva non avrebbero recuperato in tempo. Ci ha provato fino all'ultimo l'olandese ad essere della partita. Ieri aveva anche provato a lavorare con il gruppo partecipando alla partitella contro i ragazzi della primavera, alla ricerca di sensazioni positive che però non sono arrivate. Ecco allora che sul centro sinistra della linea difensiva rimane aperto il ballottaggio tra Zigala, rimpiegato in quella posizione nei match con Napoli e Sampdoria, e Samir, che invece punta a riprendersi quel posto da titolare che gli manca da 6 giornate. La prima incognita a centrocampo è invece legata al ruolo che sarà affidato a Pereira. Probabile che il Tuco continuerà ad agire da mezza punta, lasciando quindi campo a Makengo come mezzala sinistra. Chance sulla corsia esterna mancina invece per Thomas Owejan, speranzoso di chiudere la sua prima stagione in Italia giocando dall'inizio nel confronto del Meazza. La mini finestra di mercato che precede l'inizio dei playoff ha portato all'APU Old Wild West il 29enne goriziano Fabio Mian, cresciuto cestisticamente proprio a Udine. Il giocatore ha appena concluso la stagione in Serie A con la maglia della Vanoli Cremona ed è ora pronto a dare manforte al team di coach Boniccioli. Ho seguito l'andamento, insomma, del campionato di Udine e ha fatto una grande stagione. Adesso è il momento più importante, più bello anche da giocare, e spero di poter dare una mano per divertirci il più lungo possibile. Il fatto di aver chiuso il campionato, insomma, con Cremona ed essere libero, diciamo, di poter fare la scelta era fondamentale. Poi sicuramente cercare di entrare in una squadra già di alto livello che vuole raggiungere un obiettivo a casa mia praticamente, sicuramente questa è stata la molla che ha fatto decidere in poco tempo, perché poi dalla fine del campionato con Cremona la firma Udine è passato veramente poco. L'unico obiettivo è quello di vincere più partite possibile e finire i playoff più tardi possibile. Sono cresciuto cestisticamente a Udine. E l'ultima partita che ho giocato a Carnera forse era nel 2009 con l'Under-19, quindi tornare a giocare nel palazzetto, insomma, della mia città, cestisticamente la mia città, insomma, e sarà sicuramente un'emozione. La possibilità o meno di farlo con i tifosi sarebbe molto bello se ci fossero, per caricare, insomma, la squadra e andare avanti tutti insieme. L'emozione c'è sempre, quindi insomma, è anche il bello dello sport e di tutte le cose che si fanno con passione, con desideri. Prima di chiudere andiamo a vedere i programmi della serata su Udinese TV. Cominciamo con il prossimo appuntamento con l'informazione live alle 22.30 all'edizione della notte, alle 22.15 la rubrica di attualità Tam Tam a cura di Alberto Terasso, alle 21 in prima serata nuova puntata, la settima di 10 anni di noi, in cui andremo a rivivere, a ripercorrere la storia della nostra emittente attraverso le produzioni più importanti di questi 10 anni. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.